Buonasera a tutti, appuntamento come al solito, come ogni lunedì, con a bordo campo e con ospiti importanti. Parleremo del momento non troppo positivo della nuova Ischia, della sconfitta brutta del Barano con la Fragolese, ma brutta soprattutto per le decisioni arbitrali, del pareggio sia del Procida che del Real Forio. Ma vado a presentare subito gli ospiti con i quali durante la nostra serata andremo a trattare i vari argomenti. Inizio da Giuseppe Di Meglio, dirigente della Nuova Ischia. Grazie per essere con noi, Grazie a Giuseppe. te, Enrico, e buonasera a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Ok, abbiamo con noi anche Enrico Scotti. Grazie per essere con noi. Buonasera. Gli ho fatto un po' di corte in questi mesi, ma sono riuscito finalmente ad averlo con noi per avere le sue importanti dichiarazioni. Grazie, Enrico. E poi Simone Vicidomini della testata Vivi Centro. Grazie Simone, tu sei l'occhio attento dei Grazie a vari te, Enrico. campionati. Grazie a te, buonasera a tutti. Parleremo anche di personaggi importanti che hanno fatto la storia dell'Ischia Calcio, Filippo Ferrandino e Fofò, il mitico Mister Crispi, però a tra pochissimo dopo la pubblicità e la sigla. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Medmar, chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar, andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Scopri l'isola d'Ischia come non l'hai mai vista. Scopri Ischia, un paradiso visto dal cielo. Il libro fotografico di Gianni Mattera. Anche se soffri di vertigini, questa è la volta buona per vedere l'isola a volo d'uccello. Paesaggi, mare e bellezze architettoniche. Un paradiso che si apre a voi, pagina dopo pagina. Nella biblioteca di chi ama l'isola verde non può mancare Ischia, un paradiso visto dal cielo. Regala e regalati le emozioni dell'isola d'Ischia vista dal cielo. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia, il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Mattera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni. Associazione Contro Soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Mattera Stucchi. Il tuo asso nella manica. Per la tua
tua pubblicità, scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo: far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Buonasera, prima di entrare negli argomenti di cronaca, delle partite, delle interviste, delle analisi, entriamo in un mondo un po' storico, il mondo che ha fatto la storia dell'Ischia Calcio, con alcuni personaggi che meritano di essere ricordati, e lo facciamo soprattutto con Enrico Scotti, ma c'è anche Giuseppe Di Meglio che conosce molto bene questi personaggi. Chiedo alla regia di aprire con una foto, con la foto di Filippo Ferrandino. Era un qualcosa che ho promesso ad Enrico Scotti e voglio mantenere la mia promessa. Enrico Scotti, abbiamo qui Filippo Ferrandino, personaggio importante. So che anche Salvatore Di Meglio si è prodigato perché finalmente lo stadio Mazzella avesse la tribuna Filippo Ferrandino. Allora, non anche Salvatore Mazzella, Salvatore Di Meglio, è un'iniziativa di Salvatore che nel maggio dello scorso anno mi incontrò e mi disse che bisognava fare qualcosa per Filippo. La fortuna ha voluto che un omonimo di Filippo, il nipote Filippo Ferrandino, vedendo il mio attivismo per quella famosa manifestazione degli anni della storia, ritenne la mia persona degna di vedere questo materiale storico su Filippo. Io conoscevo benissimo Filippo, nei miei primi passi nel mondo del calcio a livello dirigenziale spesso mi sono confrontato con lui, che era poi una figura storica del calcio, ma mai mi sarei aspettato di trovare quello che poi ho trovato in questi cimeli sia fotografici che diciamo amministrativi. Io credo che Filippo, senza ombra di dubbio, meriti di essere ricordato, ma oltretutto ritengo che vada pure documentato quello che è stato Filippo per il calcio ad Ischia. Cioè, diciamo stiamo chi era, io ti, era dico, il calcio, era il calcio. Dal presidente Filippo, al calciatore. Filippo praticamente iniziò a giocare a Bacoli quando a Ischia di calcio non se ne parlava. Poi capì che Bacoli che torna sempre. Quindi dopo un paio di annate in cui si mise in luce, rientrò su Ischia e incominciò a fare una serie di proseliti e incominciò in effetti a fare tutto. Lui era allenatore, giocatore e finanziatore di questa squadra. Questo, il campetto dove loro si cimentavano e i meno giovani, quelli un po' più maturi lo dovrebbero ricordare, si chiamava il campo dell'Arso, che era praticamente, tanto per capirci, salendo via Michele Mazzella. Sulla destra c'era il centro di igiene mentale, sulla sinistra ci sono le ville dei Tuccillo. Lì c'era uno spiazzo dove i ragazzi, scavalcando o passando sotto una rete, andavano a giocare. Questo campo poi fu in effetti tolto dalla disponibilità dei giovani di Ischia, e allora Filippo incominciò questa lenta azione diplomatica e finanziaria per quello spiazzo del Rispoli. Prima
i Mazzella gli diedero qualcosa, i D'Aveto gli diedero ancora dei terreni, e lui con questi giovani materialmente riuscì a dissossare il terreno, insomma creò uno spiazzo su cui poi praticamente si incominciavano a fare le partite, le quali partite ogni tanto venivano disputate nel piazzale delle Alghe in momenti un po' storici. Successivamente si sciolsero un po' queste due squadre che c'erano ad Ischia. Filippo andò via e andò a Gioia Tauro, portando anche a Gioia Tauro dei giocatori come Franceschino Postiglione, come Cecchi, Alvaro Cecchi, come Ciro Barile, e stette giù a Gioia Tauro, ma già era stata a Lavello e in un altro paese là vicino. Poi rientrò su Ischia, perché l'amore rifondò l'Ischia. Guarda che io ho pubblicato nel 45, in cui anche il tuo nonno e Filippo erano tra i finanziatori di questa squadra, e incominciarono a fare una serie di campionati. Poi la guerra purtroppo arrestò questa attività. Filippo nel frattempo aveva fatto il militare in Marina, era diventato un componente della rappresentativa calcistica della Marina, fecero con un incrociatore, il quarto, una specie di crociera in estremoria. Allora, io ti prometto di fare uno speciale, anzi, guarda, c'è tale e tale sull'Ischia. Dico solo una cosa: nel 1964 Filippo riuscì ad ottenere dal nonno di Angelo Moratti che era il presidente del credito sportivo, 87 milioni per dare la veste definitiva a Rispoli, con tutti gli annessi e connessi. Ora intitolare la tribuna del Mazzella, che oltretutto è stata anche oggetto di una sottoscrizione popolare nel mese di giugno, quando c'è stata la manifestazione degli anni della storia, è il minimo che si possa fare. Oggi Filippo è intestatario di una piscina, cioè io secondo me si rivolta nella tomba uno che ha fatto calcio, vedersi in titolo, quindi è una cosa che va fatta. Altro personaggio, ti chiedo di passarci velocemente, anche se mi dispiace dirlo, è Adolfo Crispi. Chiedo alla regia di farci vedere delle immagini. Mister Fofò, Mister Crispi, personaggio certamente, qui lo vediamo a Ischia. Noi stiamo parlando di un signore che è un ischitano acquisito, perché c'è tutta una storia che poi quando ne parleremo io vi dirò, il quale ha avuto il demerito di fare solo 4 Olimpiadi. Allora, questa foto è importante, queste due belle ragazze. Ci sono mamma e il Bocchi sulla sinistra di Fofò, l'altro non mi ricordo come si chiama, perché Fofò è stato il massaggiatore della nazionale di pugilato, della nazionale militare di calcio, ed si è fatto 4 Olimpiadi con la nazionale di pallacanestro, 5 campionati del mondo, una decina di europei, solo questo insomma. Si era pensato di intitolargli il piazzale antistante lo stadio Mazzella, perché era doveroso intitolargli qualcosa, non tanto per i trascorsi sportivi che sono a dir poco importanti, ma per l'umanità che ha contraddistinto Fofò nei suoi anni di permanenza a Ischia, disponibile con tutti, sempre gratuitamente, facendo del bene e ponendosi al servizio di chi aveva bisogno di supporti di natura fisica e in effetti anche di rieducazione e cose. Quindi io ritengo che quando lo andremo a trattare finirò per tratteggiare dei momenti molto particolari di Adolfo Crispi, comunemente detto Fofò, e credo che se questa emittente si farà fiancheggiatrice di questa cosa, è un'opera meritoria, perché sono due personaggi che veramente lo meritano, e chi come me è meno giovane rispetto a tanti altri ritiene che il futuro senza un volo d'angelo sul passato non abbia futuro.
Io sposo in pieno quello che hai detto, che l'Ischia è pronta a sostenerti, ma soprattutto a sostenere questa iniziativa. Ho conosciuto entrambi i personaggi, due personaggi veramente eccezionali. Ho avuto pure io le attenzioni di Fofò, gratuite, sempre disponibilissimo con tutti i ragazzi possibili e immaginabili. Ho conosciuto Filippo Ferrandino, altra persona di grandissimo spessore, amante del calcio. Giuseppe, c'è da te la parola. Che devo dire? Personaggi che conosci, che hai conosciuto benissimo. Un ricordo molto positivo per quanto riguarda Filippo Ferrandino, perché è stato proprio grazie a lui che io ho incominciato ad affacciarmi nel calcio che conta. Infatti nel 64-65 l'Ischia, quando ha vinto il campionato che poi ci ha portato in quarta serie, Filippo per le prime 10-12 partite mi ha fatto giocare titolare, e non, quindi io sono, ho debuttato molto giovane, ho giocato solo 10-12, adesso non mi ricordo quante partite. Però sicuramente, voglio dire, se anche all'epoca ci fossero state le sostituzioni come ci sono adesso, sicuramente forse di partite ne avrebbe fatto molte, molte di più. Allora la partita non esisteva proprio? Non esisteva, si giocava in 11 e quando uno faceva male, lo mettevano all'ala. E quindi io personalmente ho un ricordo molto, molto buono di Filippo. E poi non lo devo dire io, l'ha detto Enrico, quello che ha fatto Filippo per Ischia, per l'isola, per tutto quanto. E quindi senz'altro è una persona meritevole di questo e forse qualcosa ancora di più, perché all'epoca, diciamo, erano pochi i personaggi che si interessavano di calcio, forse lo zio di Enrico, Luca Scotti, che è stato uno dei promotori dell'Ischia, poi qualche altra persona che adesso non ho il piacere nemmeno più di ricordare, voglio dire. Ma non era come poi, come ai tempi nostri, c'erano questi personaggi, forse tuo nonno che aveva affiancato pure Filippo in queste cose, ma comunque, voglio dire, senz'altro Filippo è una persona meritevole di questo e forse di qualcosa ancora di più. Ok, Simone, in effetti personaggi che tu non hai conosciuto, tu sei giovanissimo, ringrazio, classe 91. Quindi... Sì, però ringrazio mio padre perché mi ha fatto una cultura di queste cose, quindi... quando ne sento parlare ne vado sempre fiero, perché è bello sapere la storia dell'Ischia Calcio, di come è nato tutto. Quindi sappiamo come è nato e sappiamo pure come è morta, in effetti. Purtroppo sì, io quel famoso 98 io non me lo ricordo perché ero piccolo, però purtroppo ho vissuto quell'epoca. Cioè, rischio del 2016. Esatto, quindi meglio non... è un brutto ricordo che... C'è stato un replay, quindi... Esatto. Un replay nel tempo. Adesso però c'è la nuova Ischia e chiedo appunto alla regia di tornare sull'argomento di cronaca, quello che noi trattiamo sempre il lunedì, e lo facciamo proprio aprendo con risultati e classifica. Oggi cambiamo scaletta, si parte con la nuova Ischia, si parte col campionato di promozione. Ecco i risultati, Stasia Monte di Procida 1-2, Afro Napoli United quarto grado 4-2, Ottaviano Massa Lubrense 0-0, Oratorio Don Guanella che batte il Santa Maria la Carità 1-0, Nuova Ischia San Giuseppe 0-0, Rione Terra, Summa Rionale Trieste, vittoria della squadra in trasferta, seconda vittoria del Summa Rionale Trieste, San Gennarese Puteolana 3-0, Sibilla Bacoli, Rinascita San Giovannese 2-0. Questa è la classifica. Sibilla 43, Monte di Procida 41, Nuova Ischia 39, poi Afro Napoli United e San Giuseppe a 36 e poi tutte le altre. Velocemente un commento, lo chiedo subito a Simone Vicidomini, una classifica che è di quelle che nessuno si immaginava fino a qualche settimana fa. No, perché giustamente andiamo a analizzare che è la quarta partita che comunque l'Ischia non riesce a vincere. Non voglio parlare di crisi perché non mi sento assolutamente d'accordo. È una squadra che magari sta attraversando un piccolo momento di debolezza. Soprattutto la cosa da analizzare è che non si riesce più a trovare la via del gol. Sono quattro partite che manca il gol. Stanno venendo giocatori meno che dovevano dare un qualcosa di più, soprattutto quelli arrivati nel mercato di gennaio. Magari, posso pure capire magari lo scontro perso a Bacoli ancora, però sai, il Monte di Procida continua a vincere, infatti è salito sopra, è andato al secondo posto il Bacoli, lì e continua a vincere. La nuova Ischia penso che
non dovrà più sbagliare, perché adesso poi diventa duro, perché l'obiettivo sappiamo tutti qual è la vittoria del campionato, però steccare queste partite, soprattutto in casa, alla fine del campionato possono pesare. Già pesano ora, per come la vedo io, però andando a fare un resoconto a fine campionato potranno pesare ancora di più. Allora, Giuseppe Di Meglio, prima di andare a vedere le immagini della partita e poi fare il commento alla partita, al momento della nuova Ischia, a questo momento non brillantissimo, circola una voce. Isidoro Di Meglio, allenatore, ma anche tuo figlio, pare che abbia intenzione, stia valutando anche un'ipotesi di dimissioni. Cosa c'è di vero? Ma per quanto io ne sappia, a me non risulta. Almeno con me ci sono, non ho mai parlato di questo. Poi se sotto sotto stia pensando questo, io non te lo so dire, ma credo di no, perché francamente non vedo quali, Quale golpe non abbia? perché sono il padre, Quale no? Voglio golpe dire, abbia? poi alla fine, voglio dire, non vedo quali colpe possiamo addossargli, ma comunque sono cose sue, io francamente non lo so se lui stia pensando questa cosa o meno. Enrico Scotti, uomo navigato di calcio, ma lo è anche Giuseppe, certamente in questa vicenda ha un rapporto più personale. Capita durante un percorso che ci sia mare in burrasca, non è sempre sereno, non c'è sempre il vento in poppa. Secondo te una decisione del genere è azzardata o no? Io ritengo che commentare un tipo di decisione del genere necessita di conoscere bene a fondo uomini e cose. Io, da un punto di vista televisivo, ho visto 4-5, grazie alle vostre dirette, ho visto 4-5 partite, quindi forse la squadra, non senza il forse, è la squadra ischitana che ho visto più delle altre. Io ritengo che non erano dei fenomeni quando erano primi in classifica, non sono diventati dei brocchi adesso. A mio modo di vedere c'è quasi una perdita di autostima dal mio punto di vista, però ripeto, io vedo le immagini, non conosco lo spogliatoio, Però alcuni giocatori li conosce anche personalmente, Posso perché anche immaginare che l'innesto di giocatori ben collaudati abbia potuto creare pure una serie di alibi in termini di impegno mentale oltre che fisico. E quindi l'autostima, a questo devo anche dire che certi passaggi, a mio modo di vedere, possono ulteriormente creare degli alibi, perché io ritengo che il calciatore, come molti componenti delle squadre, gli sport di squadra, riescono nel breve volgere di 10-20 minuti trovare sempre il capo espiatorio e la giustificazione di turno. Io, per esempio, una cosa che ho letto e ho ascoltato, dire: noi veniamo tartassati dagli arbitri perché non abbiamo nessuno nel palazzo. Allora ci sono, per la mia modestissima esperienza, uno, nel momento in cui gli amici che hanno preso a due mani quello che era un'idea, perché al momento era solo un'idea, quella di ricreare il calcio ad Ischia, dovevano, a mio modo di vedere, oltre a trovare il centravanti che fa i gol e il portiere che para, provare a legarsi. Io ricordo quando noi venimmo ripescati in Serie D, uno dei passaggi che ci portarono ad operare fu quello di provare ad entrare nel palazzo. Che E anno qua, era quello? Che anno era? allora era nell'81-82, e fummo talmente bravi ad inserirci che appena arrivammo in C2, non a caso, chi vi parla fu uno dei nove, in tutta Italia, nove eravamo, componenti di una commissione di studio per la Lega Calcio di Serie C. Allora c'era C1 e C2. E fummo talmente capaci che poi riuscimmo a fare eleggere Gigetto Cantone, consigliere federale, uno dei nove consiglieri federali. Ora dispiace, però nello stesso tempo diventa pericoloso fare queste affermazioni pubblicamente,
Anche se uno le pensa, io dico sempre che gli errori arbitrali alla fine finiscono quasi sempre per pari, quasi sempre. Io sempre di conforto a quello che diceva. Però in questo momento stanno diventando pesanti. Allora, io ho assistito ad un signore che si chiamava Destro di Novi Ligure, Ischia-Ternana, finì 2-1 per la Ternana. Fu una cosa vergognosa. Il pubblico lo aspettava fuori, io per la tribuna riuscii a fargli prendere l'aliscafo. Fu ancora vergognoso il suo comportamento, nessuno lo toccò. Avemmo 2 giornate di squalifica, almeno incassammo 120 milioni la partita a Benevento contro la Salernitana. Però 3 anni dopo, il signor Destro fu cacciato via, perché il presidente della Ternana di Palermo, sempre Palermo, l'Ischia trova sulla strada, Gambino, gli regalò un cavallo per vincere ad Ischia. Questo non lo dico io, lo dicono le cronache. Quindi esistono delle malefatte in tal senso. Però diventa pericoloso, perché io sono convinto che l'Ischia possa ancora rimettersi in gareggiata per la vittoria. Classifica è accessibile. Assolutamente sì, perché gli altri non mi parlano queste squadre di fenomeno. E poi è un campionato sufficientemente modesto, tranne 4-5 realtà, tra cui la nuova Ischia. Giuseppe, prego. Enrico, se vogliamo fare un'analisi seria a questo, per questo momento che stiamo attraversando, dobbiamo partire un poco da lontano, perché a me mi piace essere preciso nelle cose. Allora, durante il periodo estivo, quando noi ci siamo costituiti e abbiamo affrontato questo campionato, noi dicemmo anche ai tifosi, al Rispoli, al Mazzella, forse c'eri pure tu, che noi come obiettivo principale ci proponevamo di fare un campionato di vertice, cercando di valorizzare quanto più possibile il prodotto isolano e di fare un buon settore giovanile per far crescere questi ragazzi e per poter poi un indomani prendere questi ragazzi maturi, qualcuno che poteva fare il campionato, e portarli in prima squadra. Non abbiamo promesso né la vincita del campionato, né tantomeno abbiamo... Ma non l'ho detto allora, io. No, non l'hai detto, io mica ti sto dicendo... Io sto facendo... La storia. Un poco di storia, un poco di cronistoria, per far capire anche agli altri che adesso ci attaccano tutte le parti. Comunque noi abbiamo fatto una squadra con degli elementi che comunque tu ti ricordi, sono ragazzi che purtroppo, non per loro, nelle altre squadre isolane difficilmente avrebbero trovato posto, tant'è vero che vengono dal Barano, vengono Cuomo, dal Forio, Cuomo, tutti ragazzi Capuano, ragazzi che non hanno trovato spazio nelle altre società e le abbiamo presi noi. Quindi, e abbiamo preso anche qualche elemento un poco più valido. Però siamo partiti col campionato, perché noi dobbiamo analizzare le cose. Prego. E allora abbiamo fatto un boom che forse nemmeno noi ci aspettavamo per come era stata costruita la squadra, giusto? Poi ci siamo trovati lì sopra e quindi abbiamo pensato di inserire qualche elemento un poco più di spessore per cercare poi di vincere questo campionato. Purtroppo non l'abbiamo vinto, non siamo più primi. Ora, io non è che voglio trovare alibi, però non voglio trovare scusanti, però se andiamo ad analizzare alcune partite, io non dico la malafede degli arbitri, io dico l'incompetenza degli arbitri. Ci hanno tolto 3, 4, 5 punti che forse potevamo. E poi questa situazione che stiamo vedendo adesso, questa situazione, quindi questa è una seconda concausa, e poi oltre questa ci sta anche il fatto che forse in questo periodo i ragazzi stanno avvertendo troppo il peso, troppo la responsabilità di dover vincere, mentre prima giocavano mentalmente liberi perché nessuno gli aveva chiesto niente a questi qua, insomma, voglio dire, e giocavano in un certo modo. Può darsi che questa pressione che adesso sentono sulle loro spalle, purtroppo stanno arrivando dei risultati, un poco per colpa degli arbitri, un poco per colpa nostra, e chi doveva dare poi magari qualcosa in più in questo momento, vuoi l'infortunio, vuoi la squalifica, che noi non riusciamo nemmeno a giocare mai al completo, una volta manca Camoragni, una volta manca Ciro Saurino, una volta manca Gianluca, una serie di episodi poi sfavorevoli che ci hanno condizionato,
Ecco perché non siamo più primi e ci troviamo in questa situazione. Io mi voglio augurare che i ragazzi possano trovare solo un poco di serenità, di giocare a pallone come hanno sempre fatto. E non... c'è da dire un'altra cosa pure, secondo il mio punto di vista, che comunque le squadre che vengono a Ischia vengono a non giocare a pallone, si mettono tutte 11 dietro la linea della palla e si difendono. Queste sono le partite. E infatti ieri non abbiamo Luigi non ha mai dovuto intervenire, non ha fatto nessuna parata. Noi nemmeno abbiamo creato tantissimo, ma comunque un po' di confusione l'abbiamo fatta. Quindi, sei stato molto chiaro. Giuseppe, mo ci entriamo in modo anche più dettagliato. Simone, una situazione certamente che vede la nuova Ischia, tu l'hai detto prima, hai detto da 4 partite non vince, da 4 partite non segna. E quindi è una situazione un poco particolare, soprattutto con i nuovi innesti che in effetti dovevano dare quella marcia in più. Sì, ma è come se... sono d'accordo per le parole che ha detto Giuseppe fino a un certo punto, però gli avversari che vengono al Mazzella è normale che non vengano a giocare per un motivo, perché se viene una squadra di bassa classifica è normale che noi abbiamo visto, io l'ho vista tutte le partite in casa, a stento riescono a fare 2 passaggi. Si è visto perché le squadre di bassa classifica queste sono. È normale che si mettono a 15, veramente cosiddetto la San Giuseppe. La San Giuseppese non è ultima in classifica. La San Giuseppese sta 2 punti o 3 punti da noi. No, attenzione, la San Giuseppe è un'ottima squadra, però voglio dire. Dalla San Giuseppese, per come è entrata in campo, per come l'ho vista io, era palese che era venuto a prendersi il punto di rischio. A fare il muro, sicuramente. Poi le altre squadre, io posso. Il Rione Terra, ok, c'è stato quella. Quell'incomprensione del rigore, no? Però penso che non mi sa. Un gol in fuorigioco. Fischiato quando non c'è il fuorigioco. Però gli arbitri. Fuorigioco col Monte di Procida, sì, di 6 metri che non c'è stato e abbiamo pareggiato la partita. Con la Sibilla, scusami, calcio di rigore a nostro favore quando una casa tu l'hai visto. Gol annullato a Saurino sullo 0-0 che passiamo in vantaggio. Così è un gol che non entra in porta, perdiamo la partita e ce ne torniamo a casa. E voglio dire, che vogliamo dire? Però penso, allora, però prego, per come la vedi penso che gli arbitri fino a un certo punto possono pesare. Allora, guarda se una squadra è partita, cioè è stata allestita per non, come ha detto il signor Giù, non è stata per vincere il campionato, però si è trovata a fare un filotto di vittorie e ha preso innesti che proprio dopo il mercato dovrebbe dare una risposta in più. Stanno venendo di meno, ma mi sto riferendo a giocatori che sono stati presi dall'eccellenza. Quindi tu dici stanno venendo i giocatori che dovevano dare il contributo. A me dispiace in più. Pure che sta venendo meno un giocatore come Arcobelli, che fino ad ora, per come l'ho visto, è stato proprio il trascinatore di questa squadra. Sto venendo un Arcobelli che è calato anche mentalmente. Simone, no? Possiamo dire Camorani, Ciro Saurino, Gianluca Saurino e ora anche Arcobelli. Dovevano dare la marcia in più. Isidoro ieri ha ragione. Dopo lo sentiamo pure. No, lui ha dichiarato è un problema nella testa dei giocatori. Secondo assolutamente me, sì. Ha ragione per come la vedo, perché forse stanno soffrendo la pressione, però è normale, perché se una squadra fa un tot di vittorie e si porta prima in classifica, l'entusiasmo dovrebbe salire, non calare. Tu prendi giocatori di categoria superiore, per maggior ragione, per conquistare ancora di più, cioè per metterti meglio in classifica, invece da quello che stiamo vedendo sta calando, ma penso che sia un problema proprio di testa a lavorare. Okay, prima di entrare sulla questione di testa o meno, andiamo a vedere adesso velocemente le immagini della sintesi, perché non è una sintesi fornitissima, proprio perché non ci sono tante occasioni. Poi dopo andiamo a sentire anche Isidoro Di Meglio, che ci permette appunto di valutare dalle parole del mister appunto la situazione attuale della squadra. Prima la sintesi. È iniziata Nuova Ischia San Giuseppe per Silvitelli, riparte il contropiede la Nuova Ischia, occhio a Silvitelli, l'apertura sulla sinistra per Capuano, sta arrivando in area Arcobelli, addirittura Capuano prova un tiro, il portiere non trattiene, sarà calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo della partita, la battuta sempre Cuomo, traiettoria a rientrare, pallone in mezzo, Ciro Saurino ci arriva di testa ma non riesce, per Ciro Saurino si va sulla destra dalle parti di Paradiso, sta arrivando Enrichiello, eccolo servito, ancora Enrichiello, il cross in mezzo e poi il colpo di testa di Gianluca Saurino. L'ottimo anticipo di Chiariello, pallone buono per Paradiso, ancora Paradiso, Cuomo, pallone in mezzo, Gianluca Saurino.
tiro in orizzontale praticamente. Sbaglia tutto Palma e allora ancora Nuova Ischia che ha un po' di spazio. Gianluca Saurino, 3 contro 3, Gianluca Saurino, pallone dentro per Arcobelli, non è finita. Silvitelli, perde il pallone Silvitelli. Si riparte con il secondo tempo di Nuova Ischia e San Giuseppe. Occhio a Ciro Saurino, l'apertura di prima per Gianluca Saurino. 2 contro 2, sta recuperando la difesa del San Giuseppe Gianluca Saurino, insiste lui, ancora Gianluca Saurino, il tiro completamente fuori. Piluccio si allarga sulla sinistra, lo scarico su Massa, poi ancora Urna, il tiro deviato, calcio d'angolo. Cuomo, tocco di prima di Enrichiello per Paradiso, posizione regolare, il cross di Paradiso, l'uscita a vuoto e poi Arcobelli ancora una volta non se ne accorge. Eccolo, la battuta di Marano, pallone in mezzo, Arcobelli non ci arriva, incredibile occasione. Finisce qui la partita, la Nuova Ischia continua a non vincere. Allora, abbiamo visto le immagini abbastanza chiare, ma Giuseppe, un Ischia che non gioca bene, ma anche, è vero, la prestazione è negativa, ma secondo me anche questo campo non vi permette di giocare. Cioè, io penso che vi state penalizzando voi stessi. Non è più possibile giocare su questo campo così, perché effettivamente controllare una palla per fare qualche passaggio diventa difficile. Secondo me le squadre che vengono a Ischia e vengono a difendersi forse sono avvantaggiate rispetto a noi, perché per loro basta allontanare la palla, chiudersi, è molto più facile. Noi dovendo impostare l'azione è molto probabile che questo campo ci penalizzi. Ho detto pure, ma l'ente comune non deve intervenire, io chiedo, ma chi spetta a sistemare il campo? Domanda, a voi, al comune, a chi spetta? E che ti devo dire, spetterebbe al comune, ma forse non ci sono soldi a sufficienza per poterlo sistemare, che ti devo dire, ma queste sono cose che io francamente non ti so rispondere, perché c'è mio nipote Gianni a cui ho affidato questo compito di guardare un po' tutte le cose, lui che si interessa, diciamo, di tutte queste problematiche. Allora, è un campo inguardabile, secondo me anche impossibile da giocare. La cosa paradossale, che poi secondo me è inutile parlare, tieni conto che le ultime volte che mi ho fatto il dirigente, io ricordo, ed eravamo in Serie D, io imploravo di avere un po' di concime per il campo. La cosa strana, poi spiegatevela voi perché io non la riesco a... 3 anni dopo hanno rifatto tutto il Mantel Bosco. Ecco il risultato. Noi cittadini di Ischia ci siamo fatti carico di 120-125 mila euro di spesa, tutti, nessuno escluso. E questo è il risultato finale. Io chiedevo, adesso loro chiaramente, secondo me, io non lo so se ogni tanto viene tagliata, anche perché sono più i tratti mancanti d'erba che i tratti neri. Come sta adesso la situazione? Già, secondo me è irrecuperabile. Ma questo è un campo che ha bisogno di essere ossigenato, a mio modo di vedere. E tieni conto che c'è un sistema di drenaggio fatto veramente bene, che è costato dei bei soldini. Io non lo so, insomma, io... Quando Giuseppe parlava prima, io sono d'accordo con lui fino a un certo punto, perché innanzitutto lui non si deve giustificare. Io ricordo che tu mi ponesti la domanda sulle squadre di Ischia e io dissi chi fa fare calcio a Ischia merita ogni elogio, perché consente a dei ragazzi di Ischia di ritornare a riappropriarsi di uno spazio che non c'era più per quello, per come era stato gestito il calcio a Ischia. Quindi che poi sia venuto fuori quel filotto di risultati, come ho sentito dire, che li ha portati primi in classifica. Allora io però la cosa che non riesco, ripeto, sbaglierò, perché ormai ho una certa età, sto lontano da un po' di anni dal calcio, però io dico una cosa, che se tu hai la testa per fare un girone di andata, non 5 partite, ma un girone imbattuto, significa che tu la forma mentis l'hai incominciata ad acquisire. Sì,
Però una cosa è allora, quando giochi senza la prospettiva che devi vincere. Ma non sono d'accordo, perché è una cosa che giochi Giuseppe, quando devi vincere. Non mi convinci. E non ti convinco, purtroppo tu purtroppo non hai seguito un poco tutte le vicissitudini. Giuseppe, ma quando uno sta primo in classifica, mentalmente già sta no, mentalmente sta niente, perché tu quando vai a giocare una partita libero di me. Ma uno, due, ti escono azioni che quando tu devi, devi vincere per forza, molte volte la pressione. Perché il Napoli con Guallermo, no, Napoli-Palermo, no, Palermo tutto, e hanno messo un pullman, ma quante squadre mettono un pullman? Scusa, vogliamo dire perché? Vogliamo dire perché? Perché quante squadre? Sta cagando pure io, ma mi tu pullman, no, erano tutte quelle che vengono, no. E poi ti ho fatto una serie di considerazioni, scusami, io ti ho fatto un'analisi precisa di tutti i punti che ci sono, o trovami una sola partita in cui noi abbiamo avuto un solo episodio, no, non hai capito, hai detto che non devo trovare No, hai bisogno di giustificarmi. Di giustificarmi, invece mi devo giustificare. Guarda che è diverso in lingua italiana quello che ho detto. E non mi devo giustificare. Non ti devi, gli elogi non ti devo giustificare. Non ne voglio elogi, perché elogi sono... Allora, voi capite, sto dicendo... Un attimo solo, così permetto anche di chiarirvi a microfono. Ma io non devo chiarire. Almeno io devo chiarire. In effetti, non c'è conflitto. Addirittura. Chiedo alla regia di sentire appunto Isidoro Di Meglio, perché dice delle parole che permettono di fotografare la situazione. Buon mister Isidoro Di Meglio, mister, anche oggi non commentiamo una vittoria, continua il periodo di crisi, che cosa sta succedendo alla tua nuova Ischia? Succede che chi dovrebbe prendersi responsabilità in mezzo al campo in questo momento non ci riesce, fa fatica. Da chi dovrebbe, ti aspetti che dovrebbe dare 100 da 50, il pallone nei piedi di qualcuno raggiunge una temperatura tra i 150 e i 200 gradi e quindi succedono partite del genere. Mister, prima comunque al di là dei risultati riuscivate a creare occasioni, oggi sono mancate anche quelle. La squadra era sicuramente più libera mentalmente, adesso stiamo affrontando delle difficoltà, mi sembra che si voglia tentare di spaccare la porta, quando invece magari potrebbe bastare semplicemente accompagnarla, appoggiarla alla palla. È una questione di testa, di personalità. Purtroppo questo non si compra o non si inventa, questa uno o ce l'ha o non ce l'ha. Purtroppo in questo momento questa è la difficoltà che stiamo trovando. Quanto ha inciso sulla vostra prestazione negativa, la prestazione comunque positiva del San Giuseppe, che ha pensato a chiudere tutti gli spazi? Il San Giuseppe è venuto qui a difendersi, non ricordo che abbia tirato in porta. È venuto, volevano prendere un punto, hanno preso il punto. Però, ripeto, non è la questione del San Giuseppe, è la questione nostra. Possiamo giocare con 4, 5, 6 attaccanti, con 2 portieri, 7 difensori. I difensori li togliamo proprio. E purtroppo non è una questione né di modulo né di... è una questione esclusivamente di testa. C'è qualcuno che purtroppo ha cominciato ad accusare, secondo me, la pressione. E purtroppo ci sono giocatori che vincono, sono sempre gli stessi che vincono i campionati, un motivo ci sarà. Mister, altro dato preoccupante resta sempre quello dei gol fatti, che resta a 0 nelle ultime 4 partite, ma possiamo dire che in realtà il mercato invernale forse ha stravolto un po' l'equilibrio della squadra, è cambiato qualcosa praticamente dall'anno nuovo? Ma no, ti ripeto, non è una questione. Abbiamo provato 4-3-1-2, poi abbiamo provato oggi inizialmente 4-4-2 e poi ci siamo rimessi 4-3-3 per poi passare 3-3-4. Quindi voglio dire, non è una questione di... possiamo giocare come si vuole. Si sbloccano mentalmente, vuol dire giocare con 4 attaccanti, vuol dire che da domenica prossima andiamo a giocare con 4 attaccanti, ma non è, ripeto, non è quella la, secondo me, la giusta lettura. È che c'è qualcuno che è timido, è timoroso, è qualcuno che prima ci stava dando 110-120 e adesso ci sta dando nemmeno 50. Purtroppo la differenza è lì.
La corsa alla vittoria del campionato però è ancora aperta, però bisogna cambiare direzione. Non ci voglio più nemmeno pensare, io devo pensare in questo momento a ritrovare quella che era la mia squadra, una squadra sbarazzina, una squadra volenterosa, con gente che si voleva aiutare in campo. Adesso questa cosa è stata purtroppo persa e questi risultati così non ce li aspettavamo. Purtroppo sono venuti e dobbiamo, insomma, arrivare a capire che cosa sta succedendo. Corso d'inglese? L'abbonamento in palestra? Una nuova cucina? Un'assicurazione auto? O una piccola ristrutturazione? Con Deutsche Bank Easy i tuoi progetti quotidiani prendono vita grazie a un'offerta di prestiti e servizi bancari semplici e vantaggiosi. Scegli Deutsche Bank Easy. Ti conviene? Scopri di più su dbeasy.it e vieni a trovarci al punto vendita più vicino. Deutsche Bank Easy. Da 50 anni diamo credito ai progetti di tutti i giorni. Ascensori in Dolfi e Spada, la nostra promessa, il risultato. Installazioni di prodotti di prima qualità per alberghi ed abitazioni. Ascensori tradizionali, oleodinamici, con incastellature metalliche, servoscale, poltroncine, ascensori inclinati per esterno. Ascensori in Dolfi e Spada offre servizi di manutenzione e riparazione di ascensori di tutti i tipi e marche. Servizi in tutta la Campania ed in particolare ad Ischia, con personale presente sull'isola 24 ore su 24. Ascensori in Dolfi e Spada, sede a San Giuseppe Vesuviano a Cercola e a Casa Micciola Terme in via Principessa Margherita. Telefono 081 99 26 09 e 081 52 92 230. Ascensori in Dolfi e Spada. Niente più barriere architettoniche. Only allora torniamo in studio, abbiamo sentito Isidoro Di Meglio, analisi lucida del momento, non ha omesso nulla, ha detto il pallone Scotti, i giocatori rendono di meno, non sono più squadra come prima, sto facendo di tutto per metterli nelle... Detto prima, con altre parole, la stessa che poi Giuseppe l'ha fraintesa, perché io ritengo che chi porta avanti questa realtà non deve assolutamente giustificarsi. Soprattutto se lo fai con impegno, forza, con serietà. Io ritengo, l'ho detto prima, non erano dei fenomeni nel girone di andata, non sono diventati... Enrico, ti faccio una domanda. Sì. Tre acquisti, i due Saorino e Camorani, persone di un livello superiore, arrivavano addirittura dalla serie superiore, ma... hanno creato l'alibi, forse a una squadra, dice ora ci sono loro, sì. Ci sentiamo più sicuri. Assolutamente sì, prego. Però neanche mi piace che diventino loro i capri espiatori di questa situazione. Quindi quando io ho detto prima che bisogna lavorare più sulla testa che sulle gambe, perché bisogna ritrovare l'autostima, purtroppo è così, non è che sì. Nessuno si deve fare maestro. Però io non posso vedere Isidoro, a cui voglio bene e che conosco da una vita, so quello che ha dato nelle mie passate annualità di calcio, vederlo in quelle condizioni, è distrutto, e bisogna pure capirlo. Si sente il solo responsabile del momento? Ma non lo è, non lo è, forse non lo è assolutamente. Però oggi, a mio modo di vedere, io ritengo che l'intervento più... che tecnico debba essere della società, un lavoro psicologico ai fianchi, perché torno a ripetere, siamo in presenza di un campionato che tranne due o tre squadre, e lui che le ha viste, loro due che le hanno viste tutte, non c'è sta niente,
è come si diceva una volta, la squadra la fanno sotto la stazione prima di venire a giocare, quindi come diceva lui, due passaggi insieme non li fa, allora è un peccato mortale, con gli sforzi economici fatti, tutto quello che è stato dato in termini di programmazione e di organizzazione, perdere questa ghiotta occasione che all'inizio poteva non stare nei programmi, ma che però è maturata giorno dietro giorno. L'unico aspetto che bisognerebbe oggi valutare è se questa squadra, che non era partita senza le tensioni, come dice Giuseppe, però a mio modo di vedere si è forgiata andando alla ricerca del successivo risultato utile per mantenere una posizione di predominio nel girone. Ci sono riusciti. Poi perché si è rotto il giocattolo? Perché dopo Natale si sono sparati i fuochi e ogni squadra è venuta più attrezzata, prova a non retrocedere, prova ad inserirsi nella lotta, però la verità è che sono spenti e stanno distruggendo pure l'allenatore. Per esempio, se vi rivedete alla partita, il pallone brucia nei piedi. L'ha cioè, detto e l'ha sottolineato un più uno, un 1-2 non si fa più. Questo qui è per quanto riguarda la partita di ieri. Certo, no. Ma, cioè, ma, Eri, ma tu la partita con la Sibilla l'hai vista? Ho visto per i filmati. Per i filmati. E secondo te, no, era una partita che noi dovevamo perdere, ma, o meritavamo di vincere? Ma ci può stare. No, ma ci può stare, ma tutte le domeniche. Col Monte di Procida, no, noi vinciamo 1-0. Fuori gioco di sì, ma tu non è per dire che sti partiti, perché gli arbitri ti hanno fatto i tuorti pure di... prima. No, però due volte non l'hanno avuto prima. No. Non è manco a favore. Anzi, forse qualche altro torto l'abbiamo subito. Giuseppe, anche ma... Giuseppe. Io non voglio giustificare, ma le prestazioni non sono state così negative come è stata quella di... Il lavoro di recupero... dobbiamo giudicare anche la prestazione che abbiamo fatto con la Sibilla. Il lavoro di tu l'hai visto. Ma no, è stata una prestazione buona, Giuseppe, è stata una prestazione... No, è stata una buona prestazione. Era stata una prestazione perlomeno alla pari della Sibilla, se non superiore, ma... per come abbiamo giocato. Allora, Giuseppe, io ti faccio una domanda. E l'abbiamo persa. Col Monte di Procito, secondo te era una partita che noi dovevamo pareggiare o era una partita che noi dovevamo vincere bello, pulito, pulito e ce ne venai? Con Rione Terra, secondo te il gol annullato, il calcio di rigore e quant'altro, era una partita da vincere o era una partita da finire 0-0? Dici, ma tu hai avuto qualche episodio a favore? No, assolutamente. Allora, abbiamo Giuseppe, Giuseppe... Favorevole pure quelli che... Io non li voglio giustificare, Giuseppe, per l'amor di Dio, ma metti un poco questo e un poco quello, ed ecco la situazione che... Giuseppe... Ma perché ti ha giustificato? No, io non voglio giustificare perché mi sembra, Giuseppe, no? Giuseppe, ma noi non le dobbiamo siamo dire in un momento più di sfacelo. Ma allora, noi, no. Ieri abbiamo giocato male perché e purtroppo... E allora metti rimedio a quello che... E sicuramente è quello che dice pure Cidone, quello che dice pure Cidone, però... Però non dobbiamo... No, un attimo solo. Io non parlo di Giuseppe, un attimo solo. Allora, Simone, io faccio a te la domanda, poi dopo la ripongo a Giuseppe. Ma gli errori arbitrali possono diventare un alibi per la squadra? Dice, siamo danneggiati e c'è dal punto di vista morale un calo e anche di concentrazione, perché uno si sente vessato, dico io oggi vado a giocare, perdo quella carica giusta. Sì, vabbè, ma io lo ripeto, fino a un certo punto possono pesare gli errori arbitrali, perché 90 minuti l'arbitro ti può fare uno, cioè a partita ok, però se tu non butti la palla dentro non te la puoi andare a prendere sempre con l'arbitro. Al di là della prestazione che abbiamo visto ieri, che è vero, è stata la prestazione più deludente che ho visto di una nuova Ischia. A Bacoli il primo tempo la nuova Ischia se la doveva divorare, il Bacoli, cioè... Già lo divorato. Sì, però la palla non è stata buttata in rete, cioè ritorniamo su quello che sto allora cercando di spiegare. Allora abbiamo giocato, non abbiamo giocato. No, ma perciò sto dicendo... Sì, però, allora, aspetta, andiamo a analizzare una cosa. Ti trovo d'accordo. No, a Bacoli è stato... Ok, la nuova Ischia ha giocato a Bacoli il primo tempo. Il secondo tempo, ti dire la verità, che i primi 10 minuti ancora, ma poi io per come l'ho vista è incominciato a calare, infatti è bastato un episodio al Bacoli. Il Bacoli però ha creato una palla gol. Sì, ma Enrico, quelle sono partite che tu mi insegni tu stesso, che nel calcio basta un episodio. Allora vogliamo parlare di gioco, di episodio, che abbiamo parlato, tu mi hai detto d'accordo. Se parliamo di gioco, che lì c'è, adesso non sta giocando. Se parliamo di episodi, allora è un altro... Se andiamo a analizzare la partita dell'andata col Bacoli, se loro segnavano il rigore, come... Se lo segnavano vincevano la partita, meritavano?
Partita equilibrata, abbiamo fatto due gol, non è che noi siamo stati inferiori al Bavoli. Ma il portiere fa parte degli undici. Sì, e allora perché il portiere ha parato, non fa storia. No, fa storia quando non te l'hanno Simone. Quello è il portiere ha parato. Ci sono opinioni, opinioni a confronto. Tu hai opinioni a confronto. L'arbitro non fa parte della squadra, l'arbitro che entra un rigore, che ma, fino... ma quello è un calciatore nostro che ha parato il rigore. Allora, posso dire una cosa? Prego. Brevissima. Allora, Giuseppe, tu hai i capelli bianchi quando ce l'ho. Siamo passati attraverso tante situazioni. Io personalmente, se posso portare un contributo di idee in questa vicenda, è quello che a mio modo di vedere. Non dovete più parlare degli arbitri, assolutamente bisogna voltare. Hai ragione. Allora chiedi a tuo figlio, negli spogliatoi dell'Ischia di qualche anno fa, dopo Ischia Sibilla Bacoli, dove stavamo disputando la prima gara dei play-out, facemmo 0-0. Avevamo giocato male, non avevamo tirato mai in porta, tenevamo una partita dove l'unico risultato utile per l'Ischia era la vittoria, loro potevano giocare anche per il pareggio. Io entro negli spogliatoi, vi lascio solo immaginare come era l'ambiente e dico: ragazzi, bravo, complimenti, io avevo una grande paura di perdere questa partita in casa, bravi, hanno pareggiato, andremo a Bacoli, andremo a vincere. Tuo figlio, ma guarda, e dice: alla ragione un direttore, io vergo. Poi la storia dice che siamo andati a vincere. Giuseppe, io si è potevo sparare, io sparavo, però ecco dove bisogna lavorare sulla testa, Allora scusami un attimo Giuseppe, giusto per farti continuare. Io questo l'ho detto pure, che forse stanno avvertendo troppo il peso del risultato, e se ci mettiamo gli arbitri la cosa, allora, diventa ancora peggio. Io metto quello e quello, bisogna che ci hanno portato, bisogna togliere oggi gli alibi alla squadra. Hai ragione, i blocchi mentali sono la cosa più oggi serie di concause che ci hanno portato poi esatto, però metterle da parte, però se le ricordiamo che io sono convinto che noi come squadra adesso in questo momento con gli elementi che abbiamo a disposizione, prima no, oggi però per gli elementi che abbiamo a disposizione siamo più forti delle altre squadre. Ma sicuramente sì, bisogna lavorare assolutamente, prima con quattro ragazzini facevamo risultati che erano invece a tutte parti, e oggi con questa squadra c'era autostima, bravo, e sono d'accordo, però sono tante piccole cause. Adesso bisogna lavorare, come hai detto tu, sulla testa, solo su quelle, perché prima su quelle di secondo me, allora Giuseppe ti chiedo, secondo me bisogna lavorare sia sulla testa dei vecchi per far tornare quella giusta gara, ma anche sulla testa dei nuovi, che si debbano inserire in un gruppo che mi sembrano ancora non del tutto partecipi. Io ho visto Camorani giocare a Bacoli, l'ho visto più volte, non mi è sembrato inserito bene nella squadra, un giocatore che deve dare qualità, portava troppo palla, troppo lento e tutto il resto. Ho visto Saurino, non sta giocando ancora a alti livelli, ma soprattutto ammonizioni che stanno prendendo con una certa superficialità. Lo stesso Saurino, Gianluca, è uno che si deve caricare la squadra sulle spalle, l'ha fatta fuori, io oggi non lo vedo fare ancora con voi. Scusami se lo dico, ma io vedo queste cose, Enrico, questo, c'hai ragione su queste cose qui, e quindi sicuramente bisogna lavorare un poco sulla testa di questi ragazzi per vedere adesso come mai, però secondo il mio punto di vista i meno giovani, diciamo, più quelli là, stanno avvertendo un poco il peso, la responsabilità di dover dare il risultato a tutti i costi. Forse prima giocavano più liberi mentalmente, forse non avevano queste pressioni così forti. Può essere anche questa una causa, voglio dire. Vabbè, logicamente all'inizio campionato... Però io posso giustificare il ragazzo,
che magari può avvertire questa pressione. Voi all'inizio... La gente aspetta, questo non lo... Però io gente dico... che ha navigato, che ha fatto la quarta serie, gente che ha fatto i campionati di Serie A... Gente Faccio che... intervenire un attimo Simone. Allora... Simone, all'inizio avevano un centrocampo Paradiso, Marano e Capuano, gente che correva, combatteva, conquistava palle e si ripartiva. Non c'era un gioco, diciamo, tipo Barcellona, ma tipo Leicester di Ranieri, subito si cercava di andare in porta e ci si andava. Ma infatti si concretizzavano, si erano tre, allora era una squadra diversa che correva, sì, combatteva, era più vogliosa delle altre. Ma certo, ma io tutt'oggi devo dire la verità, l'unico che veramente vedo che sta ancora dando dimostrazione di veramente di sudarsi la maglia è Chiarello, non dite niente, ma è un giocatore che si trascina la squadra sulle spalle, cioè purtroppo non ci sono attaccanti che nel senso ce n'è solo uno in campo, però è l'unico che sto vedendo domenica dopo domenica, al di là dei risultati, che sta mantenendo la squadra dietro, ma al di là di Gigi Manella in porto, perché sappiamo che è un leader, quello di Uomo Spedito, però Chiarello per me è l'unico che sta dimostrando Perciò il malumore di Isidoro Di Meglio, secondo me. Sì, è chiaro, lui ma lui ha ragione. Lui non ha fatto i nomi ieri, però ha fatto capire quali sono i giocatori che ora come ora non stanno dando qualcosa in più, cosa che dovrebbero dare. Perché se uno va a prendere un giocatore, ripeto, di categoria superiore che non ha fatto solo l'eccellenza, ok? E scende per un progetto, perché a dicembre, se tu fai un mercato del genere, gli obiettivi sono, cioè si sanno quali sono, perché se prendi determinati giocatori perché vuoi vincere, esatto, se no non spendi soldi, esatto, però se non ci entri, cioè Gianluca Savrino viene dall'eccellenza, un giocatore che non dico che segniamo un gol a partita, però sono quattro partite, cioè da quando è arrivato, cioè ha fatto due assist se ricordo, però non ha ancora trovato la via del gol. E Gianluca, cioè ragazzi, Savrino Arcobelli dovrebbe essere un tandem d'attacco micidiale, per come la vedo io. Cioè le difese le dovrebbero proprio bucare a non finire, perché stiamo parlando di un capocannoniere che fino a due domeniche fa era di promozione. Gianluca Savrino ha mantenuto la testa a caro tenuto nel campionato d'eccellenza. Penso che... Abbiamo quasi Higuain e Manzo. Ho detto tutto dopo questo, quindi il centrocampo sì, hai ragione, prima giocavamo con Marano, Paradiso, Capuano, qualche ragazzo che subentrava dalla panchina, ma infatti io vedevo una squadra che lottava solo il pallone, cioè Paradiso mi ricordava un... Non voglio fare paragoni, ma una sorta di Gattuso, cioè ringhiava sugli avversari. E faceva anche gol. Costruiva, sì, si inseriva spesso anche in spazio, non a caso con... Il San Giuseppe proprio segnò lui il gol decisivo. Ma ne ha fatti gol parecchi, importanti. Sì, no, allora, grazie per l'analisi attenta. Allora, siamo proprio in chiusura sull'argomento Nuova Ischia, poi tra poco parliamo di Barano, di Forio e di Procida. Allora, Enrico, secondo te il messaggio da dare per voltare pagina qual è? Io proverei proprio a lavorare sulla testa, incominciare un attimino. Bisogna conoscere bene uomini e cose, io ti dico, sto parlando in astratto, l'unica cosa che ho... Ma sulla testa già dirigenti e allenatori, secondo me vanno già, pure loro. Dopo aver sentito Isidoro, io incomincerei veramente a tirare su Isidoro, perché lo vedo proprio distrutto, anche perché bisogna capire Isidoro come vive questi momenti, per una serie di circostanze e di posizioni che lui si trova. Quindi lavorare, perché io sono convinto che non è successo niente, anche perché di là non c'è né il Real Madrid, né ci sta la Juventus, né ci sta il Barcellona. Sono squadre di una modestia, mi permetto dire, tant'è vero che una squadra che non aveva grilli per la testa, che non aveva grandi pressioni, si è fatto tutto un filotto per tutto il girone di andata. Questa è la riprova di quello che io sto dicendo. Oggi, avendogli messo dentro due o tre elementi di provata esperienza, credo che lavorando psicologicamente a gruppi, catechizzando prima quelli che sono gli adulti della cosa e poi i ragazzi, io sono convinto che nel breve volgere poi è sufficiente un mezzo risultato favorevole per ritrovare quell'autostima che a mio modo di vedere è mancata in queste ultime quattro anni. Tra poco andiamo in pubblicità, però chiudiamo la pagina sulla Nuova Ischia. Allora Giuseppe, cosa bisogna fare secondo te? Tu sei uomo di calcio, no, dirigente. Come ha detto Enrico, bisogna lavorare sicuramente sulla testa dei calciatori per fargli capire anche che però, come per esempio è successo con la partita con la Puteolana, che praticamente
dici sempre le stesse cose. Abbiamo giocato in dieci persone, creando 5-6 palle gol clamorose, perché clamorose per come le abbiamo sbagliate, voglio dire, e perdere un'altra volta a 10 minuti con un tiro, l'unico tiro in porta che ha fatto quella squadra. Posso dire, però, degli spogliatoi queste cose non dovrebbero entrare. Ma non ci devono entrare assolutamente, perché comunque, voglio dire, un calciatore che si fa espellere, esperto come Camoranis, ma quello non l'ha preso, non era stata ammonita, era la prima ammonizione. Però tu, pure tu, pigli questa palla che manda. Cioè, quella voglia forse frenetica di dover vincere a tutti i costi, secondo me sta giocando un brutto... Ma non è uguaglione, è uno di una certa esperienza. Per dare un contributo in esperienza, in esperienza, questo qui voglio dire, io posso capire i ragazzi che possono giocare un poco più con qualche pressione addosso, possono sbagliare, ma la gente esperta che ha fatto campionati importanti, tipo che dovrebbero riportarli per mano, giocare con più liberi anche loro mentalmente, voglio dire, senza avvertire queste grosse pressioni, perché poi grosse pressioni non ce ne sono. Una bella riunione con i senatori. Non è che stiamo giocando Enrico, una bella riunione con i senatori pure. Non è che stiamo giocando una riunione, una cena, è un lavoro ai fianchi. Ai fianchi, capito? Poi non è che ci stanno pubblici a coppa là 2-3 mila persone. Giuseppe, io ti lascio dissertare su questa cosa, anche sulle tensioni. La verità che è un campionato di promozione. Ha visto una squadra tutto il girone di andata, anche come dici tu, io dico che è maturata su quelle che possono essere le tensioni e la libidine del primo posto. Ma è successo, però se incominciamo a creare tutta una serie di giustificazioni, alla fine peggioria a mio modo di vedere. Noi lo dobbiamo giustificare, perché da dritta la squadra non è da giustificare. Non sa da fare niente. Comunque, è successo. Comunque è successo. Hanno sbagliato e stanno continuando a sbagliare, gol e quant'altro, voglio dire. Quindi non hanno giustificazione sotto questo aspetto, perché comunque sbagliare... Sì, però volta, dicendo volta, non hanno giustificazione, non hanno significa che allora le aspettative non erano quelle di fare i pareggi. Che dovevamo vincere, che allora tutto, ecco tutto. Perché non se ne, a mio modo di vedere, non vogliamo fare, non se ne ha da parlare. Ok, ci fermiamo qui, chiudiamo la pagina sulla Nuova Ischia, che è stata ampia, molto dissertata, però certamente abbiamo parlato. Stiamo parlando della Nuova Ischia, lo si fa con il grande amore e calore. Adesso andiamo in pubblicità, tra poco torniamo e parleremo di Barano, di Forio, di Procio. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare.
Super prezzi imbattibili da Di Iorio Elettrodomestici. Lavatrice Candy, 9 kg, classe A+++, con asciugatrice Candy A+++, 799 euro. PlayStation 4 Slim Sony, 289 euro. iPhone 6S, 32 GB, 599 euro. Notebook HP, 4 GB di RAM, 249 euro. TV LED 40 pollici Samsung Full HD, 299 euro. TV LED 32 pollici Haier, 149 euro. Di Iorio Elettrodomestici, Centro Team. Vieni a Piedimonte, Barano, e trovi i super prezzi imbattibili di Di Iorio Elettrodomestici, dove il meglio costa meno. Centro Medico Ischia. Sulla tua isola, vicino alle tue esigenze, il Centro Medico Ischia mette a tua disposizione medici specialisti ed attrezzature all'avanguardia per esami di radiologia, TAC 16 strati, risonanza magnetica muscolo-scheletrica, MOC, mammografia, ortopantomografia, ecografia. Il Centro Medico Ischia ti garantisce visite specialistiche per cardiologia, ortopedia, ostetricia ginecologia, diagnostica e prevenzione tumorale, ambulatorio di sterilità. Per curarti non è più necessario recarsi in terraferma. In via Leonardo Mazzella ad Ischia, Centro Medico Ischia. Accreditato ASL Napoli 2 Nord. Dal 1960 ci prendiamo cura della salute degli ischitani. Buono Pubblicità. Dal 1962, da un'idea di Pino Buono, la pubblicità sull'isola d'Ischia. Grafica e stampa, spazi stradali, tabelle 6x3, maxi poster, frecce indicative, insegne, pubblicità televisiva. Grande qualità, grande convenienza. A Ischia Porto, in via Casciaro 2. Buono Pubblicità. Tutto il buono per la tua azienda. Torniamo in studio, abbiamo parlato in modo molto approfondito della nuova Ischia, adesso andiamo a parlare del campionato di eccellenza e delle squadre che vi militano. Iniziamo subito con risultati e classifica. Chiedo alla regia di mettere in onda risultati e classifica, li leggo anche senza schermata. Neapolis Casalnuovo 0-1, Barano Fragolese 2-4, Procida Real Albanova 1-1, Mondragone Virtus Volla 4-1, Piemonte Real Forio 1-1, Savoia che batte il San Giorgio 4-2, Marignanese Sessana 1-2, Portici 7, Hermes Casagiove 0. Classifica: Portici 49, Fragolese 47, Oplonti 46, Procida 37, San Giorgio 37, Casalnuovo 36, poi troviamo Real Forio e Barano a 24, in coda Real Albanova che continua a salire grazie anche al punto di Procida, Marignanese 18, Piemonte 18 e poi Virtus Volla, Neapolis, Hermes, Casagiove. Facciamo sfumare risultati e classifiche, andiamo subito a vedere la prima partita del campionato di eccellenza che abbiamo selezionato e parliamo del Barano. Un Barano che gioca bene, perde e anche qui arbitro sotto accusa. Si inizia Barano a Fragolese, si può battere, la palla in aria, subito il tiro e c'è il gol della Fragolese. Quando siamo giunti al minuto 1, Mantelli in mezzo a 2, prova a portare l'uomo, salta, la palla arriva, sogliuccio di testa, si lascia cadere Pesce e prova a ripartire il Barano, la palla per Savio, Savio non riesce e allontana, parte Gatta, il tiro e il gol del 2-0 della Fragolese. Punizione perfetta, Cantelli, Esposito, grande giocata di Esposito, Esposito per Sirabella,
sinistra, bella per Sogliuzzo, il destro di Sogliuzzo, la palla arriva a Esposito, il Barano riapre la partita 2-1. Il fischio dell'arbitro, punizione sbagliata, e Pardo butta a terra De Simone che viene ammonito, e calcio di rigore per il Barano. L'arbitro fischia, parte Savio, il tiro, il gol, Savio 2-2, partita totalmente cambiata. Sogliuzzo, la calcia Sogliuzzo, tire, sbaglia Esposito, Monaco di Monaco, prova a servire Caro Tenuto, non arriva Lubrano, ancora Caro Tenuto, Sogliuzzo, prova a imbucarla per Cantelli, fuori gioco. Ricomincia il secondo tempo, Girardi allarga bene per Pirone, entra in area Pirone entra in area, Lubrano sul pallone, ma l'arbitro concede un calcio di rigore clamoroso. Caro Tenuto sul pallone, Caro Tenuto spiazza Palmiero, e 3-2 a Fragolese. Guarda linee, richiama l'arbitro che si dirige verso la panchina del Barano ed espelle Mister Monti. Sarà bella Palmiero, sbaglia Palmiero, la palla arriva a Pirone che addirittura prova a calciare. L'arbitro fischia, rincorsa di Caro Tenuto, che addirittura calcia in porto. Cantelli intercetta Novelli, la palla a Di Paola che prova un destro da fuori. Simone, lancio lungo dalla zona di Arcamone, combatte contro due, la palla arriva a Romano, la palla arriva a Savio, in area di rigore, Savio, Pardo, Paola contro Accurso, lo salta, in mezzo, dietro, per Borrelli di sacco, per Caro Tenuto, che chiude la partita. A Fragolese 4, Barano 2. Torniamo in studio, allora abbiamo visto queste immagini. Simone, raccontaci tu la partita che l'hai vissuta soprattutto dal campo, una partita che ha visto il Barano tenere bene dopo una partenza sbagliata e poi dopo un arbitro che sale in cattedra. Sì, il Barano diciamo che nemmeno dopo un giro di orologio ha preso il gol, poi ha incassato il raddoppio per un fallo che, a dire la verità, si poteva anche evitare, perché Monti secondo me ha sbagliato a fare quel tipo di fallo fuori area, e loro su una punizione giustamente sono posizioni che là, quando hai giocatori in rosa come Caro Tenuto, Catto e così via, altrettanto ti esce facile il gol. Fortunatamente il Barano dopo il 2-0 incassato ha cacciato la giusta grinta in campo, e si è rivisto quel Barano che avevamo visto nel primo tempo con il Procida, voglioso giusto per la via del gol. Infatti così è stato, hanno riaddrizzato subito la partita, hanno trovato il gol del pareggio che aveva anche caricato il Barano per un secondo tempo. Però se poi nel secondo tempo andiamo a vedere gli episodi che del clamoroso, l'arbitro cosa ha fatto, cioè ha concesso un calcio di rigore su un semplice contrasto, e da lì naturalmente la squadra incomincia a crollare psicologicamente, perché tu concedi una cosa del genere. Devo dire la verità che il Barano nonostante tutto però è andato più volte vicino sul 3-3 con Savio nei minuti finali di recupero. Poi è arrivato il quarto gol e vabbè, la pratica è stata archivata. Però è un arbitro che andiamo... Dopo andiamo a vedere la moviola. Enrico Scotti, ti chiedo, tra questi calciatori, alcuni che tu hai avuto in squadra, un Savio che però ha cambiato pelle, ora fa la prima punta, te l'aspettavi? L'altro è Billoni. Ma quello in effetti lo può fare, perché è il calcio che ha subito delle degenerazioni, quindi Pasquale è uno che ha avuto sempre delle caratteristiche, qualche gol l'ha fatto, l'anno scorso gli è andata alla grande in promozione, quest'anno ovviamente la categoria è un attimino diversa, però con molta sincerità, tra queste eccellenze e quella dei tempi in cui noi militavamo in eccellenza ci passano 7 categorie con Enrico Buonocore in campo, vero? Ma al di là di Enrico, che già era un discorso a sé stante, ma proprio è abissale la differenza, cioè c'è una discesa su valori e su tematiche veramente, e stiamo parlando di squadre che
investono dei soldi. Se un tipo come Pasquale Careotenuto ancora riesce a fare la prima donna, più che giocare cammina, perché l'avevo visto a Procida, nella partita col Procida, l'ho visto sempre per televisione e ho visto un poco anche qua, insomma continua a camminare. E continua però, a fare gol però. Però vabbè perché alla fine c'ha la sua mattonella, quando ci arriva fa gol. E ora l'arbitro, ecco, quando parliamo di arbitri, questo è un arbitro che non so da dove veniva, dal nord Italia, da Savona, ecco, ho sentito dei commenti post partita, ecco, quindi voglio dire, ma che vogliamo dire? Anche perché in questo momento non bisogna dire che stanno aiutando la Fragolese, perché ci sono delle squadre che stanno là. Quindi ci sono delle cose. C'è Savoia, ci sta Portici. Il quale Savoia l'anno scorso ha bucato e quest'anno, a mio modo di vedere, era la squadra che aveva maggiori aspettative per poter dire devo vincere. Però è venuto fuori la Fragolese, è venuto fuori il San Giorgio in un primo momento e adesso sta venendo fuori il Portici alla grande. Quale Portici, tra parentesi, a mio modo di vedere, io non conosco diciamo le tematiche delle vittorie, ma credo che il Portici liberi ancora un posto per arrivare in Serie D, perché ha vinto la Coppa Italia. Quindi voglio dire... No, però deve disputare le... Sì, sì, vabbè, però insomma, comunque, e poi non a caso, le squadre che, di eccellenza campane, quando vanno poi a disputare queste cose, stranamente sono sempre loro che vincono. Perché? Perché in termini qualitativi, quello è un dopolavoro più che un'eccellenza del calcio. Essere. È un dopolavoro e queste qua sono squadre professionistiche. Andiamo a vedere adesso la Moviola, proprio abbiamo le azioni più particolari che abbiamo selezionato. Ecco, c'è il Barano che ha palla verso il portiere, blocca, c'è De Simone e c'è una manata del portiere che si becca ammonizione, vediamo il braccio del portiere che spinge via il difensore del Barano, ammonizione e calcio di rigore. C'è questo rigore, no Simone? Mi sembra chiarissimo. Sì, però se posso... Prego. Non so se era giusto il cartellino giallo. E che cartellino ci deve essere? Perché rosso. Secondo me se dai un rigore del genere questo è rosso tutta la vita. Perché fino a prova contraria il portiere se fa un gesto del genere... Non è nemmeno, è un gesto proprio che l'ha fatto apposta, se vogliamo analizzare. Però è una spinta, non sì, è un punto. Sì, però non se per come la vedo io, se si dà un calcio di rigore così, devi estrarre il questa rosso. È la tua opinione. Io penso che sia giusto il giallo, perché non è un'azione da gol, il pallone lo tiene il portiere. Ha fatto un gesto non sportivo, non corretto, ma non violentissimo. Questa è la mia idea. Allora, accetto logicamente le opinioni degli ospiti che invito proprio per questo. Posso dire una cosa? Allora, se rivedi la sequenza, ecco, l'arbitro sta esattamente a 6 metri di distanza dalla cosa. Sì, il portiere se la va proprio a cercare questo tipo, se lo va a cercare questo tipo di cose. E non vedo neanche il motivo per questa prontezza nel rinvio della palla, delle cose. Quindi praticamente l'arbitro l'ha interpretato proprio con una chiara volontà in effetti di fare fallo. Quindi per me là ci sta il rosso tranquillamente e il rigore tranquillamente. Però poi siamo sempre là. Pure sabato Calaion mi deve spiegare perché non deve essere espulso in occasione del rigore. È spiegato perché non sono parlo di mano, sono d'accordo. L'ha espulso dopo. Quindi... Ok, Giuseppe. Ah, io sono d'accordo con Enrico. Secondo me lì c'è l'espulsione perché è fallo tutta la vita. Fallo dai. Tutta la vita, cioè, voglio dire, proprio che poi De Simone non fa neanche ostruzione, no? Lui che va prendendo il pallone e poi lo spinge, va al contatto. È calcio di rigore ed espulsione.
Andiamo avanti con l'altra immagine, l'altro calcio di rigore, quello della Fragolese. Vediamo l'azione, si sviluppa, palla sulla sinistra, il calciatore entra in area, viene chiuso dal numero 7. Allora, mi sembra che prende la palla nettamente. Entra sul pallone, poi dopo c'è un rimpallo e il pallone va fuori. Vediamo, entra sul pallone e poi calcia fuori il pallone. È lui che va sul ragazzo col piede poi... Allora, il primo che tocca il pallone è il difensore. È l'ubraccio. Cioè, è il difensore. Poi lui, quindi praticamente lui poi fuori. Prosegue. Lo fanno in tanti. Allora inizia da te Simone, poi dopo passo... No, fischiare un calcio di rigore del genere è inammissibile. È inammissibile proprio, perché questi sono contrasti che vediamo in Serie A pure, mica danno un rigore. Sappiamo non che si può dare questo rigore. Per me no, è assolutamente... C'è malafede in effetti, sembra che ci sia malafede. Ma io non credo alla malafede degli arbitri. E dall'interpretazione, tieni, noi adesso lo vediamo al rallenti. In effetti il primo, nel momento in cui il pallone va avanti il difensore lo tocca, è normale che l'attaccante prosegue, cade, e viene fuori, e viene fuori quello che è venuto fuori l'arbitro. Oltretutto bisogna anche dire che è un arbitro che segue l'azione molto da vicino, se ci fai caso sia in occasione del rigore sia in occasione di questo rigore lui è lì vicino, non è che è distante. Però l'ha interpretato in questo modo. Guarda, okay. È chiarissimo. Abbiamo un'intervista sintesi di Billone Monti. Ok, mandiamo l'intervista sintesi di Billone Monti. Un risultato un po' bugiardo, una buona prova dei ragazzi che si è dovuta rendere a una forte Fragolese. Forte con l'arbitro, che è stato il 12esimo, il 13esimo, che è stato scandaloso sotto tutti i punti di vista. La mia squadra ha fatto una grande partita, combattiva su ogni pallone, ha lottato, ha creato delle occasioni, poteva fare il 3-3 con Pasquale Savio, l'altra palla con Pasquale che ha dato dopo il fuorigioco che secondo noi da qui non è che abbiamo visto bene, ha distribuito delle ammonizioni, ha fatto perdere tempo, ha regalato un rigore, non ha dato un'espulsione, perché se tu mi dai il rigore il primo tempo e lo dai perché il portiere ha spinto il mio giocatore, devi dare anche l'espulsione. È un qualcosa di scandaloso, vengono pure da fuori regione. Io non voglio dire che uno vuole favorire la Fragolese o altre squadre, però è stato scandaloso. Per quanto riguarda la partita, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, hanno fatto tutto bene. Abbiamo fatto l'errore sul primo gol, perché poi la punizione l'ha calciata anche bene, il secondo loro, il terzo gol in una situazione di equilibrio, il rigore gli ha regalato un contrasto tra il mio difensore con la palla che va in calcio d'angolo, regalato con ammonizioni gratuite, la stessa cosa, la mia espulsione, sono uscito fuori dall'area tecnica, loro sono usciti in 4, in 5, 10 volte fuori dall'area tecnica, abbiamo cambiato panchina proprio perché il guardalino sta sempre vicino a noi e non ci fa mai muovere, non ci fa alzare, non ci dice sempre delle cose, abbiamo cambiato panchina, il guardalino di là non prende provvedimenti, di qua mi butto perché vado oltre all'area tecnica, ha detto che sono andato verso il campo, cioè ha innervosito una partita ed è stata la stessa partita dell'anno scorso. Torniamo in studio. Allora, imbufalito Billone Monti per le decisioni dell'arbitro, le isolane, Enrico, sono penalizzate dagli arbitri, dal sistema, secondo te, Enrico? Allora, insomma, io non sono stato mai tenero con gli arbitri, però... voglio dire, ci sta, perché quando Giuseppe dice l'arbitro ha sbagliato, il suo giocatore sbaglia perché gioca in promozione, l'arbitro arbitra in promozione. Arbitra, questo è venuto da Savona, però sempre un arbitro di eccellenza è. Io personalmente l'unica cosa che posso dire su questa partita, però ho visto delle sequenze, e perché non abbia espulso il portiere che ha commesso il fallo. Poi su tutto il resto, per come abbia buttato fuori il Billone, non lo so.
per un metro, per un metro che lui aveva superato. Ma l'errore più clamoroso che sta nella partita, che veramente mi è rimasto impresso, è che l'arbitro, il difensore della Fragolese, ha fatto un retropassaggio col ginocchio al portiere e l'arbitro gli ha fischiato la punizione per il Barano dopo un minuto, cosa clamorosissima nel regolamento, che si sa che il pallone si può passare sia col ginocchio col petto. Non l'aveva visto in quel caso. E aveva dopo fischiato una punizione a favore, esatto, del Barano. E poi il segnalino gli ha detto che Quindi là, veramente là io ho detto, vabbè, siamo proprio... Per questione di incompetenza. Abbiamo visto proprio il massimo. Allora io, per quanto riguarda... mi state dando ragione. La questione arbitri, io non ho parlato di malattie. No, ma io non sto parlando. Sempre parlato di che sono degli incapaci. Incapaci, incompetenti. Che non credo alla malattia di promozione. Però dico, no, come sbagliano a favore degli altri? E qualche volta sbagliato pure a favore degli altri. Vabbè, ci auguriamo che dalla domenica prossima. Allora, tra poco andiamo a vedere le immagini del Procida. Il Forì ha pareggiato col Piemonte 1-1, un pareggio importante perché il Piemonte è una squadra che sta crescendo, sta andando molto bene. La formazione del Forì: Sollo, Didato, Mora, Calise, Iacono, Sannino, Castagna, Trofa, Fanelli, De Felice, Vitagliani. Gol di Inzerra al quinto per il Piemonte, al 35esimo Vitagliano per il Forì. E ora chiedo alla regia di passare alle immagini della partita appunto tra Procida e Real Albanova. La gara tra Procida e Albanova, qua nel terzo e definitivo vantaggio con il colpo di testa di Signore, Dodò in area di rigore, pallaccio Sperandeo, la sponda per Roghi, rete di Roghi, subito in vantaggio al Procida, partenza straordinaria della squadra di Mandragora. Coppola, anche bacio Terracino, cross al cielo sul secondo palo, Signore, la palla resta lì, che è molto temibile. Attenzione a Guaracino in area di rigore, Guaracino con l'esterno e il pareggio dell'Albanova con Fabrizio Guaracino, ed è 1-1 allo Spinetti. Il tiro di Diruoco debole tra le braccia di Lamarra. Attenzione del Procida per Dodò, gran palla di Sperandeo, Dodò in area di rigore, gran aggancio Dodò, il destro di Dodò. Napolitano ci prova con il destro, maglia con Silvestro, il lancio lungo a cercare Guaracino, se ne va ancora Guaracino col sinistro, blocca Lamarra. Lamarra, Signore, palla lunga per Bacio Terracino, la posizione è regolare, esce Magliacane che la dà Bacio Terracino, la porta è vuota e sbaglia Bacio Terracino. Rimesso il numero 6 Silvestro, palla lunga di Palumbo a cercare proprio Fragiello in area di rigore, la rovesciata di Guaracino, la palla resta lì, le proteste di Potenza che viene giustamente mandato via. La mano del loro allenatore che è bravo e diciamo ci stanno mettendo in difficoltà proprio su queste situazioni, nel senso che... Espulso intanto Mottola e Diruocco. Il secondo tempo di Procida Albanova, poi Mautone che libera la metà campo dell'Albanova, De Giorgi rischia contro Fragiello che gli ruba il tempo e la palla. Fragiello in area di rigore, Fragiello il destro, Lamarra in due tempi. Che sta dando gran qualità al palleggio, Dodò, il cross a cielo sul secondo palo, Roghi! Sposito per Carannante al limite, il destro sul fondo. Il cross di Aprete, ottimo in area, Roghi! Cross di Napolitano in aria, grande occasione, la palla sfila per tutto l'area di rigore. Ma Dodò, Roghi in area di rigore, Dodò, Roghi si gira, benissimo, il sinistro di Roghi! Il miracolo di Magliacano. Roghi. Sperandeo, il sinistro di Sperandeo, la palla sul fondo, espulso intanto Annunziata. De Giorgi con la testa, Signore rischia, Signore qui la regala ad Esposito, palla alta sopra la traversa, il tiro di Coppola, Magliacano la lascia lì, Esposito calcio d'angolo, Napolitano può pensare di qualche metro, Antonio Napolitano la sterzata sul sinistro, il cross al centro, la deviazione del prete, palo! Vediamo se andrà direttamente in porta, ci prova Napolitano in profondità con Esposito, Fragiello ammonito, Fragiello finisce qui, Procida non riesce a trovare un... Aspetta, spegni. Allora torniamo in studio, abbiamo con noi mister Monti del Barano. Billone Monti ci ha chiesto di intervenire e per noi è un piacere sentirlo. Allora Billone, abbiamo sentito una tua intervista, eri particolarmente imbufalito, penso che ci possa stare. Prego, la parola a te. Volevo precisare meglio quello che si intendeva di dire. Un saluto.
a, a Enrico, a Giuseppe e a Bicidomi. Volevo dire che non è la questione, l'arbitro, almeno per quanto mi riguarda, io lo contesto non per il, solo il fatto di un errore dove lui possa aver visto bene o male l'azione del rigore, del, io lo contesto per il modo in cui gestisce la partita, per il modo in cui lui si pone, per le ammonizioni che ha distribuito, per il tempo che ha fatto perdere, per tutte queste situazioni. Per esempio, si era parlato anche tempo fa di una riunione di tutti gli addetti ai lavori a turno con gli arbitri per un dialogo con l'arbitro. Ma ieri, per esempio, tutte le ammonizioni che sono state date perché il giocatore ha detto ma signor arbitro, il fallo era nostro, il fallo laterale è tuo, è mio, queste cose qua. Per chiarimenti, in effetti. Non ti lascia parlare, non c'è di altri, si pone con quell'arroganza che ti porta ad innervosire, perché poi gli errori pure in Serie A ci sono, quindi uno parte sempre dalla buona fede dell'Europa, a parte che possa aver sbagliato. Sulla tua espulsione? Sulla tua espulsione cosa hai da dire? È stato il guardaline che ha chiamato l'arbitro, quando è venuto vicino a me ha detto vada fuori, io gli ho chiesto, ho detto per quale motivo devo andare fuori, disse che lei è entrato quasi nel campo lasciando l'area tecnica, che gliel'aveva detto il guardaline, non è che mi aveva detto. Allora ti faccio una domanda, poi speriamo di averti in studio al più presto per parlare in modo più approfondito di tutti gli argomenti, ma secondo te c'è un sistema che vuole o che danneggia, no più che vuole, che danneggia un po' le squadre isolane? Ma io, se ripeto, sono stato a Napoli tanti anni, si conoscono tutti, sia quelli del sistema con le varie squadre. Poi logicamente, secondo me, ci può essere anche un, chiamiamola, subitanza di chi è più grande o investe di più verso chi è più... Possiamo dire, a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina? Come? A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Sì, vabbè, sono cose che fanno, però ripeto, uno l'errore lo accetta pure, però ci stanno quegli atteggiamenti che ti innervosiscono, quel distribuire ammonizioni gratuite solo perché tu non possa nemmeno aprir bocca, anche con i modi dovuti, parlando diciamo in italiano e cercando di chiedere una spiegazione, oppure dire ma l'ha toccata lui, la palla è andata in fallo laterale, e quello t'ammonisce, non si può andare avanti così. E poi i vertici parlano di dialogo, di aiutare l'arbitro, cioè, io lo dissi pure ieri nell'intervista, c'era cioè Enrico, mi ricordo una scena, giocammo a Enna, l'arbitro era Collina, perfetto sconosciuto all'epoca, in C2, su una situazione, figurati che aveva imparato i nomi di tutte e due le squadre leggendo solo le distinte. Infatti io protestai su un fallo laterale che era, per me era nostro, e lui aveva dato a loro, protestai dicendo ma l'ha preso lui, non l'ha preso lui. Lui mi rispose con estrema tranquillità, candidamente, disse: signor Monti, l'arbitro sono io, visto così. Io sono rimasto pietrificato, non ho detto più una parola, mi sono girato e sono andato a prendere posizione in campo. Vabbè, lo spessore di certi arbitri lo si nota anche nelle categorie inferiori, per questo crescono. Milone, noi siamo proprio in chiusura, io in questo momento devo toglierti lo spazio. Ci tenevo a precisare che, ripeto, ho capito perfettamente, abbiamo capito tutti, è la gestione della partita che non ti è piaciuta, il comportamento verso... Se un rigore lo dai o non lo dai, è l'atteggiamento della gestione di tutta la gara che lui ci ha combinato, poi ha permesso a quelli là perdere tempo continuamente, il portiere si è buttato a terra, sono venuti gli infermieri, poi è rientrato tranquillamente in porta, sembra senza scontro, si è buttato a terra lui, il portiere dicendo che stava malissimo, ci siamo allarmati un po' tutti, chissà che è successo, dopo si è alzato.
fermato dopo 5-6 minuti, è ripreso a stare in porta, figurati che domandava a me che stavo dietro la porta, il portiere: mister, scusate, quanto ci manca? Ho detto, a parte lo domande a me, non lo so nemmeno, non l'ho guardato il tempo. Ok, allora Billone, puoi continuare lunedì prossimo in diretta da noi. No, è tutto a nato. Ok, grazie per la telefonata. Grazie. Ciao, grazie, buonasera. Ciao, grazie. Ok, ringraziamo Billone Monte, è stato molto chiaro. Sulla mancanza di personalità. Allora, io posso portare... Io adesso vi volevo chiedere un commento. Posso portare un contributo. Prego. Vi spesero Ischia di qualche anno fa. La Lega provò ad avere una terna composta solo da arbitri, senza i guardialini. Sbagliarono più degli... Il guardialino che stava dal lato delle panchine era tale Collina, che vi dovreste ricordare. Io ero il dirigente accompagnatore, mai conosciuto prima, poi l'ho ritrovato un paio di volte, tra cui ad Enna. Ci fu un'azione in cui purtroppo subimmo praticamente proprio un'ingiustizia in termini di rigore. Io mi alzai dalla panchina e corsi verso il campo. Collina, che mi aveva solo visto una volta nel riconoscimento, mi disse: signor Scotti, non mi aiuti ad espellerla. Io tornai indietro e là mi resi conto di come aveva fatto questo a ricordarsi Scotti e Collina. Poi l'ho ritrovato a Terni, l'ho ritrovato a El, e sappiamo chi è stato Collina. Quando si assumono gli atteggiamenti a cui Billone praticamente faceva riferimento, è mancanza totale di personalità, appunto. Siamo in chiusura proprio di trasmissione, vi chiedo un commento sul Procida, che ha giocato, ha pareggiato, sta giocando bene, sta crescendo, mister Mandragora sta facendo un lavoro che sta portando dei risultati. Inizio da te Simone e finisco con... Allora, il pareggio con l'Albanova ci poteva anche stare, perché è una squadra come il Piemonte che si è rinforzata, viene da risultati utili consecutivi. Il Procida veniva da 4 vittorie, questo con 2 pareggi sono 7 risultati utili consecutivi, se fa il Procida, se ricordo bene. Quindi il Procida, l'obiettivo sono i playoff. Diciamo che non è un passo... È in media. Sì, non è un passo falso, perché ti ripeto... Barbanova è la signora squadra. Esatto, quindi per me il Mandragora sta facendo un ottimo lavoro. Grazie. Enrico Scotti, che ha conosciuto... Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ma i risultati però sono buoni. Ma continuo, perché ho talmente stima di un paio di personaggi che stanno lì che preferisco non commentare. Allora, velocemente Giuseppe, andiamo. Niente, in... Io penso che stia facendo bene, anche se l'organico che c'hanno è un ottimo organico, e quindi voglio dire, stanno rispettando un poco i programmi per cui insomma, loro sono partiti, anche se ci può stare questo pareggio con l'Albanova, perché l'Albanova comunque si è rinforzata parecchio, quindi è un incidente di percorso, però comunque penso che possa giocarsela fino in fondo per gli spareggi. Ok, siamo in chiusura, ringrazio gli ospiti, grazie Simone, grazie a te, grazie Enrico Scotti. Io a Enrico Scotti gli avevo chiesto una volta al mese di venire, ci vediamo i primi di marzo. Ok, grazie Giuseppe. Grazie a voi. Ok, e siamo proprio in chiusura, appuntamento a lunedì prossimo con a Bordo Campo. Arrivederci a tutti.